e l'abrogazione. Perché se è vero che questo è il codice genetico della nuova formazione politica, sono due emendamenti tempo eraldi, a questo punto per ragioni anche di correttezza procedurale, anche a proposito di storicizzazione, ci fossero alcune importanti. L'emendamento debba essere adesione all'Alleanza Nazionale di chi dovesse votare contro l'emendamento che di qui ad un attimo viene presentato. La vergogna incommensurabile delle leggi razziali brucerà per sempre nella nostra coscienza di uomini e di italiani. Ecco, su questo emendamento la tesserina, forza, faccio prova, chi è contrario? Come avviene in tutti gli statuti, con introduzione di nuove norme o con modifica di quelle preesistenti, lo può fare. Detto, risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei partiti al congresso nazionale. I candidati alla nomina presidente del partito, indicazioni di non oltre progetto nazionale e all'eventuale ulteriore riforma dello statuto. Ma domani è certamente un momento nuovo per la politica nazionale. Con la nuova Repubblica, che è da tanti anni il nostro obiettivo, da questa sera ci sembra più vicino. Applausi.